Buongiorno, siamo qui col professor Gianfranco Pellegrino della LUISS. Abbiamo appena sentito il suo intervento qui a LUISS Ferrara Caffè per il Festival Internazionale a Ferrara e volevamo fare una cosa un po' diversa, nel senso che è un intervento molto più ampio, ha parlato di tantissimi temi e fare domande secondo me risulta molto difficile. Già per fare quella che ho pensato prima ci ho messo e quindi volevo parlare un po' con lei, visto che ci ha dato tanti film e magari riconnettendoci ai temi di cui abbiamo discusso oggi. Ad esempio, mi piacerebbe sapere se secondo lei una persona che fa il suo lavoro, che è un accademico, nello specifico un accademico di filosofia, dovrebbe in un certo senso essere più impegnata in quella che è la vita artistica, quindi anche la vita cinematografica di produzione del paese. Lei ha colleghi che per esempio lavorano direttamente, magari consultano registi cinematografici per creare opere che poi siano di fruizione, di educazione o magari che possono dare chiavi di lettura alla massa? Sì, guardi, questa è secondo me abbastanza la nuova frontiera anche della vita, perché poi io alla fine faccio professore, quindi sono anche abbastanza interessato al tema. Io abitualmente utilizzo film, spezzoni nella mia didattica, con una funzione diciamo varia, un po' rilassata perché è divertente, ma anche perché veicolare una serie di messaggi in maniera più immediata. E secondo me il linguaggio cinematografico, il linguaggio artistico è inimitabile. Ci sono persone che si occupano di filosofia, che aiutano i registi, o ci sono grandi registi, secondo me, che in realtà sono più bravi dei filosofi. Beh, insomma, Woody Allen, ovviamente, se lei guarda le cose di Woody Allen, ci sono un sacco di cose. Io sono d'accordo, bisognerebbe avere anche una miscela, più una collaborazione più stretta. Non ci sono strutture che io sappia, non ci sono collaborazioni sistematiche, anche se ci sono alcune persone che io conosco. Il grande filosofo americano si chiama Stanley Cavell, ha fatto un'analisi e poi ha collaborato con molti registi americani. Io ho un problema, una deformazione di cui vi parlo volentieri, della vostra giovane età, mia familiare, che negli ultimi 10 anni ho guardato soltanto film per bambini, perché in casa, e quindi per esempio io mi trovo a fare lezione La caverna di Platone e io la spiego con i Cruz, questo film su, ok, oppure Frozen è importantissimo dal punto di vista delle relazioni uomo-donna, eccetera, eccetera. Però adesso, a parte gli scherzi, penso che sia veramente una delle cose. Ci sono persone che non ho scoperto nulla, un sacco di miei amici, filosofi politici, fanno questo tipo di didattica, negli Stati Uniti se ne fa tantissimo. Miriam Bronzoni, che è una cara collega, una dei cervelli in fuga, le insegna in Australia, ha scritto proprio un saggio su come fa a spiegare la filosofia politica con i film che voi trovate, quindi è sicuramente una cosa che si fa e da incoraggiare. In questo senso, no, mi piacerebbe fare una provocazione al contrario. Ma allora, dal momento che per fare arte, per fare un film nello specifico, c'è bisogno secondo me anche di una nozione importante che magari si può trarre quando adattiamo una sceneggiatura direttamente da un testo che troviamo, ma servono delle nozioni e dei concetti che si imparano altrove, non alla scuola di cinema. Che per esempio lei citava prima Spike Lee ha studiato cinema in California. Ha senso per una persona che vuole fare cinema, magari anche in Italia, in un ambiente molto più difficile rispetto che magari agli Stati Uniti e a Hollywood, ha senso studiare cinema direttamente quando piuttosto uno potrebbe magari venire a studiare filosofia piuttosto che, non lo so, legge, sì, e poi fare francamente cinema, sì, sono d'accordo con lei, io questo è quello che farei, io penso. Poi ci sono alcuni che l'hanno fatto, cioè ci sono famosi registi che hanno studi forti di filosofia dietro, ma ci sono anche molti registi americani più recenti che hanno i fratelli Coen, ovviamente si capisce che dietro a loro, anche se io non so, c'è oppure tutto il filone che io amo molto della fantascienza, è ovvio che, ma insomma, le sorelle, i fratelli Wachowski, quelle di Matrix, è complicato dirlo, no? Allora, perché loro quando hanno fatto Matrix, questo lo so per certo, si sono letti un sacco di cose di filosofia della mente, epistemologia, hanno riletto Cartesio, e io so per certo che sono andate a Stanford da una serie di professori di Stanford a discutere di una serie di problemi di epistemologia. Quindi lo fa, i registi più accorti lo fanno. Non è detto che questa cosa debba essere sistemata, cioè, vabbè, devo iscrivermi, ma che poi se uno è un regista bravo è un regista. E dall'altra parte allora le vorrei chiedere, quali sono secondo lei dei film fondamentali
che un suo studente dovrebbe vedere prima di frequentare il suo corso o dopo averlo frequentato? Guardi, questo dipende un po', nel senso che appunto lì invece questa è una domanda in cui non sono preparato, perché come le dicevo io appunto cioè negli ultimi 10 anni e non so se ci sono dei film fondamentali, forse c'è un genere di film fondamentali. Per esempio io appunto uso Woody Allen, uso una serie di film tipo Apocalypse Now, i film di guerra, perché ho, perché faccio un certo tipo di corso. La filosofia non è una disciplina sistematica, e io lo dico subito ai miei studenti, io non sono Wikipedia, se voi volete sapere tutto sugli ismi ve l'andate a vedere. Io non sono, quello che dico ai miei studenti, io non sono un giornalista sportivo, sono nel mio piccolo un calciatore dilettante. Noi dobbiamo fare la partita, quindi smembrare le argomentazioni non ci interessa, quindi dipende un po' dal tipo di problemi di cui tu ti occupi. Allora, su questa cosa della politica, per esempio, alcuni, il libro di Spike, il film di Spike Lee è un film importante perché c'è tutto il razzismo, eccetera, eccetera. E il film su Lincoln è un film importante perché fa vedere questa questione delle tangenti. Alcuni film, Indagine su un cittadino di superiore sospetto, è un film che io ho utilizzato perché c'è tutta una questione sulla giustizia, eccetera, eccetera. Però dipende anche dal tipo di problemi su cui tu vuoi lavorare. D'accordo, grazie mille. Allora concludo consigliando le 2 film da recuperare al cinema adesso, che sono arrivati direttamente adesso dal Festival di Venezia. Sono ad Astra, che mi consigli anche la Babysitter. Purtroppo sì. Ad Astra e Joker, io li ho visti entrambi queste settimane, sono eccezionali. Uno perché è fantascienza, come diceva lei, le piacerebbe molto, ed è un film molto compassato, forse che riesce a essere più d'impatto per il suo comparto tecnico e visivo, che non tanto per i messaggi che porta, e l'ho trovato dialogato così, ma un film secondo me davvero eccezionale, che ha meritato di vinto. E dall'altra parte Joker, su cui ho sentito parlare, ero molto scettico, in realtà si rivela ad essere un film eccezionale che potrebbe infilarsi secondo me molto bene nelle sue lezioni, perché appunto si riflette molto su come l'individuo è influenzato dalla società e quanto i concetti di giusto e sbagliato cambino in base a come la società si tratta. Molto, molto, molto. Grazie a voi.